Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Dopo aver salvato Nimbus e il suo regno dalle grinfie di Valentina, ecco che ci ritroviamo alle prese con Croco. In realtà volevo andare qui perché, se non sbaglio, da qui si poteva prendere il bus che portava alle terme e in teoria dovrebbe portare alle terme, non ne sono sicuro, ma dalle terme devo buttarmi e arrivare nel vulcano. Ma comunque, ciao. Come va? Ehi là, che si rivede? Da queste parti sono proprio ricchi, devono esserci un sacco di tesori in giro. E quindi mi sono anche attrezzato. Questo aggeggio mi dice dove sono nascosti i tesori. Me li porto via tutti, addio bambei! Anello campanella più. Se lo equipaggi ti indicherà dove si trovano i tesori nascosti. Allora, quello campanella mi indica dove sono i tesori, mentre l'altro mi indica se sono vicini. Eccoci quindi alle terme e allora facciamo il butto. Sperando che vada bene. Esatto, proprio dentro al vulcano al centro. Vulcano scottadito. Wow. Ok. Vediamo un po'. Nuovi nemici. Saltiamoli in groppa. Magmus, beh certo, cosa voleva essere? Ok. Lenitivo ci ha dato. Interessante. Oh, ecco, ora sì che ci capiamo. Coraggio più. Cioè si dà coraggio. Sono dei bimbi, sono dei piccoli di Magmus. Quindi sono mamma e papà questi? Cosa sono? No, mi dispiace ora. Beh, Easy Exp, che ti devo dire? Punti esperienza che fanno comodo. Allora, potrei in realtà allenarmi con alcuni nemici che non ho sconfitto in altre aree. E poi si riformano quei nemici non sconfitti a un certo punto. Però abbiamo anche Blindo Formica. Che blindo? Che so, scemo. E sale di livello Mario! Ultra palla di fuoco! Allora, riguardo i livelli e quello che ho detto nel video precedente, perché non è di ieri, volevo dire di ieri ma non è di ieri. Ho letto che è meglio allenare i personaggi nella loro statistica più forte. Tipo Peach è meglio allenarla in magia e punti salute. Ma questo non ci prende niente danni? E ad esempio Mario attacco e difesa, così come Bowser, anche se Mario può essere a tutto tondo. Ovviamente ho cercato parole chiave che non mi dessero spoiler. E sale anche di livello Mello. Bene. Tu impari qualcosa al 18. Stella cadente. Premi A all'impatto per farla rimbalzare più volte. Tipo Mello, ad esempio, che è forte però in magia, è più forte in attacco e difesa, da quello che ho letto. Quindi, boh. Non lo so. Anche se alcuni dicono che fanno come pare a loro, vanno a sentimento, ecco. Per il momento sto affrontando tutti, però. Ah, bene. Aiuto però. Ah, ho perso tempo. Quel nemico non ho idea di cosa fosse. Però è andato bene. Magari lo rincontriamo. Pressa Koopa, l'arma definitiva di Bowser. Ad esempio, Bowser è inutile allenarlo in difesa magica e attacco magico, ma in attacco e difesa. Allora, quel nemico, mi dispiace averlo sconfitto in questa maniera, non ho neanche elaborato cosa fosse, ma va bene così. E Gino aumenta di livello! Let's go! Livello 20? No, 18! Ero convinto fosse 19 già, Gino. Ma no, attacco e difesa. Perfetto, proseguiamo di qua allora. Anche perché non si. Oh, la fiammetta! Allora, come la prendo ora quella moneta? Sono gli stessi che abbiamo già incontrato? Nella miniera? A Talponia, poi, mi pare. Quelli che però uscivano dalle lanterne. Il problema ora è come prendo quel. Ah, così semplice. 22, ampiamente superati. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Lei, PS e magia. PS. Mamma mia, quanti PS c'ha. Anche attacco e difesa non è male. Andiamo un po' con i punti salute per lei. Allora, possiamo proseguire. Ah, classico Mazzuni. Ma. Oi!
Ah, perché posso saltare. Ecco, oh. Io questi potrei anche affrontarli, però. Ah, direttamente qua mi fai tornare. Che cattivo. Ora resta da vedere se però posso salire qua sopra in qualche maniera. Non c'è tipo un doppio salto, qualcosa del genere, no? Boh. Ok, eh sì, signore, allora. Cascano questi? Ah, certo che cascano, dopo un po' cascano tutti. Sì, dopo un po', dicevo. Purtroppo, ragazzi, io con le... Oh, insomma. Dicevo, io qua non ci... Non è tridimensionale, ci si vede malissimo. Ah, il nemico di prima. Ok, ora voglio affrontarlo. Nice. Eccoci qua. Oh, ora ci si arriva. Mamma mia, è una manona. È un tronco, magma ceppo. No, supernova Gino, dai. Proviamo a supernova. Let's go. Non penso faccia molto male, perché loro... No, ha fatto, invece ha fatto. Pensavo che andasse tipo, no, a... Come la vita vera, la supernova è calore. Loro sono pietre, non... Non sentono il calore. Elettroscarica invece, vediamo un po'. Magma ceppo si sta infuriando. Mi dispiace, però non so. Ok, proseguiamo. Mi ha fatto salvare, probabilmente perché ho fatto un bel po' di strada. Non per altri motivi, non perché c'è un nemico forte qui da affrontare, vero? Io spero che ci sia. Ah, ma fa cadere i nemici. Ah, questo è quello di prima. Dov'è? Eccolo. Oh. Corpo e podocefalo. Beccati la supernova se funziona. Vediamo quanto gli fa. Un po' troppo, eh. Cioè, ha sconfitto quello di pietra, non ha sconfitto sto coso qui. Ok, sì, era nemico più forte. Non so perché non ho premuto A proprio io. Che sto facendo? Saltagli in testa, Mario. Bravo. Un attimo di scemo proprio totale. Ok. Oh, ecco il ceppo che spara. Ah, spara lui i magmini, così. Bello. Gli spara lui i magmini. Ok. Qui che ci sta. Questo è il level design proprio gratuito e mi piace. Potrei mettere la spilla per vedere se ci sono... La spilla, l'anello. Per vedere se ci sono tesori nascosti, ma... La voglia manca. Dici, è un attimo. Sì. Oddio. Ah, questo è Mastro Fabbro Todd? Dove guardi? Mi segui? Con lo sguardo? Ciao. Ah, mi sembrava di aver sentito dei passi. Per un attimo credevo di avere delle allucinazioni. Io sono Todd Fabbro. Qui fa un caldo terribile. Ma fai pure come se fossi a casa tua. Grazie, caro. I modellini di F-Zero e di Star Fox. E ci posso camminare sopra tranquillamente. Allora, negozio di armature. Vestito fuoco per Peach. Equipaggiamo. Guscio fuoco per Bowser. Cappafuoco per Gino, no? Ma per Mello, sì. E salopetto fuoco per Mario, sì. E poi qui che abbiamo la locanda. Ok, no, scusami, ci ripenso un attimino. E al negozio di oggetti. Ma guarda, ho tutto veramente, quindi non... È meglio riposarsi. Dormiamo su quelle scatole lì. A quanto pare, sì. Buongiorno, allora era comodo il letto? Ma se avessi dormito sulla schiena sarebbe stato meglio perché fa bene dormire sulla schiena su una parte solida. Beh, comunque è stato bello, ma ce ne ci vediamo, eh. Ok, proseguiamo allora. Oh, vabbè, qui. Aiuto! Ma se tipo ci corro? No, non ci si può correre. Se mi fai cadere in mezzo alla lava ti meno male, 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 forte, forte, forte. Ovviamente.
Ma Andre Link, dovevi stare attento tu lì in realtà. No, io devo stare attento. Allora io ora spingo tutto quanto in là. Oh, mi sono salvato, meno male. Vai, fungo meglio su Mario. Un altro fungo meglio e via. Potevo a questo punto tornavo indietro e riacquistavo, ma no. Ui, cielo! Ma guarda, anche tutti insieme volendo, eh! Tanto supernova e multiraggio, dici? A onor del vero mi hanno preso in parola. Chiamo Bowser e facciamo raffica Clown Koopa. Allora, 472, direi solo 472. Io in genere non parlo quando ci sono da fare attacchi dove devi concentrare, dove ti devi un pochino concentrare, infatti vedi ci sto prendendo un sacco di botte. Allora, sarei tentato di fare una stella grande, premia l'impatto per farla rimbalzare più volte. Allora, questa sembrerebbe un pochino più facile da calcolare il tempismo come con quella di Mario quando fa il salto. Molto più facile, sì. Che poi faccio schifo io è un altro discorso. Ah, premia ripetutamente? Allora. Se poi lui non si agitasse così tanto, non mi distrarrebbe. Finito. Dico magari chiudo gli occhi per sentire solo il suono e mi concentro meglio, invece no. Non so se serve. Allora, volevo fare in realtà Niveone. Ok? Lo metto qua in alto perché quando faccio in basso sembra che sto facendo altro, purtroppo. Il ghiaccio è efficace contro il fuoco in quale universo? Signore, in quale universo? A caramella roccia, vediamo un po' che fa. È quella di Todd. Quando fa il soccorso Todd. Seconda fase? C'è la seconda fase? Zarzombone. Com'è che non ha funzionato? È un non morto. Mi faccio pressa cupa, dai. Ok, quindi a lui non gli fa niente. Vediamo un po' a palla di fuoco su un nemico morto. No, niente, vabbè. Non aspettarmelo. Certo, ovvio. Efficace l'elettricità sui non morti. Frana rocciosa. Ok. Buono, buono, buono. Ma quindi fa più male così che non con gli attacchi speciali. Urlo? Ah, fa paura. Va bene. Attacchiamo. Beh, ovviamente Bowser avendo paura fa meno danni. Dai. Te stesso. E poi rianimiamo Mario con una bibita tiramisù. Ok. Porca miseria.
Bibita tiramisù su Mellow. Vorrei cambiare Bowser però in realtà. Sarebbe da cambiare. Oppure fare chiaroveggenza con Mello per vedere quanti punti gli sono rimasti a sto coso. Però è bello che ci sia una prima lotta con una seconda fase. Aia, questo tempismo quello non l'ho mai capito perché una volta mi è capitato. Lo faccio, dai, ricarico i punti fiore ancora una volta. Lampo Blitz che gli fa male comunque. Preso. Dovrei averlo preso in teoria. In realtà non l'avevo preso bene. Raggio Gino. Super salto, dai. Va bene, è andato definitivamente ora. Sì. Bella, bella, bella. Mi piace che ci sia stata una seconda fase finalmente. Bene, il drago è stato sconfitto. Vi ringrazio per aver seguito il video. Come sempre in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!